Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su Formula 1 2016. Ci eravamo lasciati qua, in attesa di iniziare, se non sbaglio, la nostra quarta gara. Quarta gara che, come vedete, dalla scritta in alto a sinistra, sarà quella di Russia. Quindi, detto questo, niente, andiamo. C'è scritto che se ne andava alle prove libere, però in realtà andiamo alle qualifiche. Il capo mi ha fatto vedere un articolo. Eccoci qua. Stamattina parlano tutti di questo tuo nuovo rivale. Ecco i dettagli. Il nuovo rivale perché? Cosa mi sono perso? Perché Bottas? Perché? Sono sempre la Manor. Il team ci ha comunicato le proprie aspettative per le prossime qualifiche. Non l'ho capita, ragazzi, vestosa. Però, boh. No, decidiamoci. Valtteri Bottas o boh, vabbè. Non so se sia una cosa normale, sia un errore di Joe. Perché sai, magari stai via non è, cioè, essendo, diciamo, dato che siamo sempre agli inizi, vorrei fosse una sorta di errore di gioco, nel senso, all'inizio dell'uscita del gioco magari deve uscire qualche aggiornamento. Vabbè, comunque, a quanto pare il nuovo rivale è Bottas. Vabbè, niente, detto questo, andiamo a fare le qualifiche. Comunque, mentre sta caricando, volevo dirvi che stavolta, anziché giocare con la modalità, anzi con la difficoltà difficile, giocheremo a esperto. Perché? Perché avete visto i video precedenti, come avete visto, forse la difficoltà dell'IA difficile per il mio stile, no? Per come gioco io su Formula 1, magari forse è troppo diverso dalla realtà, dato che abbiamo la Manor e che appunto è la scuderia che almeno qua nel gioco sulla carta dovrebbe essere quella peggiore di tutti. Comunque, eccoci qua, infosessione, diluvia, maledetta la miseria. Assetto. Fatemi vedere una cosa. Ok, per le gomme. Sì, gomme da bagnata, beh, chiaramente. Impostazioni auto. Allora. Cosa faccio? Rimango sul predefinito 3 o vado sul 4? Perché la Russia comunque in determinate zone ci permette di andare parecchio, diciamo, veloce. Cioè, parecchie zone che la macchina sarebbe meglio che andasse un po' più veloce. Ma io me la rischio e metto predefinito 4, sperando di non pentirmene, dato che poi c'è il discorso delle regole parco chiuse, quindi non posso cambiare. Andiamo così, male male, ragazzi, sarà eventualmente una qualifica barra gara buttata via. Allora, intanto, come sempre, mandiamo avanti il tempo. Guardiamo un po' cosa fanno gli altri. Di buono non mi ricordo più quant'è l'obiettivo. Forse è ventesimo, non lo so, non mi ricordo più. Vediamo un po'. Dai, muovetevi, che poi se no, vabbè, aspetto 6 e poi si parte, se no si va troppo. Ok, partiamo così, perché vedo che siamo poco più di metà per quanto riguarda i tempi sul giro degli altri. Quindi niente, ok, come con idonee. Perché? C'è quella bagnata. Alla metà, ma veste. Ha smesso di piove, non ci avevo fatto caso. Cioè, ha smesso di piove. Forse, boh, non lo so, non ci capisco nulla. Perché mi ha fatto mettere queste gomme se piove, non lo so. Boh, vabbè, diamo retta a lui, via. Giro veloce. Sì, incazzo, si guida malissimo, si guida, si tiene male la macchina. Adesso sono un po' buono io. Strano, perché comunque non so se ci avete fatto caso, dove c'era la scelta delle gomme, c'è scritto che se mettevo l'intermedio potevo fare parecchi secondi meno. Però sembra strana la cosa. Dove va? Dove va la macchina? Addio! No! Porca miseria, Dio! Ma la tengo male la macchina, cioè mi slitta tantissimo. No, guardatevi. Già qui la urba, maledetta la miseria.
ma un po' slittato. Poi vi, di buona, perso il controllo. Oh, man, no. Ritirate la sessione, si parte da ultimi, di. Oh, bisogna essere corretti come in quel gioco. Cioè, quel gioco, la realtà, via. No, che palle, però. La griglia di partenza è pronta per la gara di domani. Ma prima sì, comunque non ho capito l'osso di Bottas, che fra l'altro è quasi... Cioè, come, perché c'è il rivale? Perché? No, Williams, fra l'altro. Ma vi diamo appuntamento a domani per il Gran Premio. Cioè, forse rivalità per la posizione, eh? Magari in classifica campionato? Boh, vabbè, magari poi andando avanti capirò il perché. Per ora non capisco. Pensavo che la rivalità ci fosse solamente, almeno nei giochi, con il compagno di squadra, non con altra gente, con altri piloti. Sì, ok, bravo. Allora, ascolta segreteria telefonica. Ciao, ho informazioni importanti sugli obiettivi per la gara. Finisce la gara almeno 18esimo. Posizione più in alto di Bottas nella classifica. Quindi classifica si intende quella generale, credo. Che se no c'è scritto solamente posizionati davanti a Pascal e a Botta, scusate, e poi c'è il Verline sconfitto. Ok, obiettivo campionato piloti almeno 20° posto. Va bene, andiamo di farcela. Tanto fuori c'è il sole, non so se è coerente con poi il tempo di gara, il meteo. Vai a gara, iniziamola, dai, vediamo se almeno la gara si può fare in maniera diversa. Diciamo che per ora è un inizio sicuramente negativo questo qua, eh. Allora, eccoci qua, strategia di gara. Sì, ok, quella di, come sempre, un pit stop, ma hanno messo, cioè parto con le super morbide, e poi si va con le morbide, buono così, al quinto giro, sembrerebbe, sì. Bene così, impostazione auto, è quello lì predefinito 4, come avevo messo prima. Partiamo. Quanto siamo? 15esimi, perché? Boh. Devo guardare. Forse nemmeno gli altri hanno fatto un giro, ma mi sembra strana me cosa. Oddio, effettivamente nelle qualifiche ero arrivato a quanto? Ehi, addio! No, non ci voglio credere, addio! Mamma mia, mi si è rotto qualcosa. No, incredibilmente no, niente. Ma guarda lì che casino, ma guarda lì che partenza. Ganza però questa cosa che fanno, sì, neanche l'altro da soli, eh. Buona, quindi sicuramente sarebbe meglio di Pascal Verlaine, eh? Comunque dicevo, ragazzi, non capisco perché sono partito 15esimo. Oddio, come stavo dicendo prima dell'incidente da parte di quelli davanti a me. Nelle qualifiche effettivamente io ero arrivato a addirittura poco meno di 6 minuti rimanenti e tanti non avevano ancora fatto un giro. Quindi non so se è per questo che parto 15esimo. Essere fatto che, boh, meglio sì per noi. Che no, io, vabbè, chiaramente non ho visto niente perché pensavo comunque di partire ultimo, dato che non avevo fatto il giro, perlomeno se non ultimo là nelle ultime zone, quindi non ho visto niente negli altri, nelle posizioni e tutto il resto. Vabbè, meglio così, via. Continuiamo intanto. Tanto sto recuperando, sembrerebbe Kiat davanti. Non devo dimenticarmi. Anzi, ben ricorderò a tutti che comunque adesso sto giocando, come ho detto prima, con la difficoltà esperto, eh. Quindi magari, boh, anche il discorso di, non credo, però di come funziona la macchina, no? Con le velocità e bla bla bla, potrebbe essere influenzato dalla difficoltà. A regola no, perché dovrebbe riguardare solamente gli altri, cioè gli altri piloti. Però, boh, questo è il fatto che per ora per essere alla mano non si sta andando male, eh. Soprattutto con me alla guida. Cazzo, penalità di 3 secondi. Ma non è che ho tagliato così tanto, eh? Che palle. Comunque prima ho detto che non si stava andando male. Il tempo di finire quel discorso, ho preso un'urba malissimo e mi ha fatto recuperare da quelli dietro. E fra l'altro probabilmente quelli dietro mi supereranno. Tra l'altro ora c'è anche il DRS, quindi probabilmente mi supereranno. Ecco, prima faccio l'incidente da solo. Via. No. Eccoci. Ciao Hamilton, cosa ci fai? Mi stai dicendo? Beh, è andata box. Ma già
anche risuperato. Che cazzo ho fatto? Che cazzo ho fatto? Mi si è rotto qualcosa? Ho preso una botta. Vai, pizzettino dalla sinistra, danneggiato. Per risuperare Hamilton. Vai, altri 3 secondi, via. E lì, ragazzi, boh, mi viene da far così. C'ho 6 secondi di penalità. Posso anche smettere, nel senso. Tanto vuol dire che arrivo ultimo, quasi. Che palle. Oddio, dai, ma questo. Ma che cazzo fai, Hamilton? Bene, c'ho piacere. Ma che cazzo fai? Si rallento, che light è rallentato. Allora, io dovrei rientrare box a questo giro qui. Però stavo guardando l'usura delle gomme. Io quasi un altro giro me lo rischio. Tanto a regola. C'ho una da fare altri 300 watt di giri, quindi. Ma dove va? Ma porca miseria. Vai, via. Porca miseria, che palle. Gara da dimenticare questa, ma clamorosamente. Boia, che palle, dire. Ah. Rientriamo ai box. Però ragazzi, c'ho il giramento. No, dove va? No, via, Male, questa gara, Cioè, errori miei, chiaramente, però, boh, non mi aspettavo così. Comunque sono ultimo, ragazzi, perché dietro c'ho solamente Verlaine che si è squalificato, cioè, nel senso, si è ritirato. Bene, mi fa piacere, davanti c'ho Hamilton, che probabilmente la farà super montone. Allora, Alonso, ma che fa? Mi dà anche le botte, No! Alonso! Ma guardali che botta! Ma che cazzo fa? È vero che tanto ormai la gara era andata, ma fammela finire! No, ora lo voglio rivedere! Cosa ha fatto? Ma guarda che botta mi ha fatto fa! Ma vaffanculo, vai! Muoia di... No, via, proprio weekend da dimenticare, clamorosamente. Imbarazzante. Chiaramente ammetto che tutto ciò è avvenuto per errori miei, ci mancherebbe, che... Boh. Spero ovviamente che questa non, cioè, possa non essere un nostro ostante con la difficoltà esperta. Spero possa essere solamente un caso. Tanto ha visto la Ferrari che Vettel ha vinto. Lui è Bottas, sono davanti, devo arrivare sopra lui. Come fa anche quello? Mamma mia. Boh, proviamo un'altra, sempre esperta. Si guarderà un po' come va a finire. Se finisce allo stesso modo, a me le forze tornare la difficoltà difficile, ecco. Evento contratto, cos'è? Ciao, ti stavo cercando. Esco ora da una riunione con il capo e... Beh, congratulazioni. Hai fatto un ottimo lavoro. Tieni. Cos'è? Promozione. Gentile Simone, dimostrate di essere una risorsa fondamentale per la scuderia e per questo abbiamo deciso di promuovere il primo pilota. In questo ruolo riceverai punti risorsa, ricerca e sviluppo, bonus. La decisione avrà effetto immediato e verrà indicata sulla schermata dei risultati del termine del weekend. In bocca al lupo. Ok. Si può prendere? No, c'è solamente il fogliettino lì. Ok. Quindi, cambia qualcosa? No. Prossimo weekend. Tanto credo che a livello di ricerca e sviluppo non c'è da cambiare niente. Per il resto, postazione di gara rimaniamo così. Esperto. Ok, così. Allora, eccoci qua. Guardiamo un po'. Vabbè. Circuito di Catalogna, Spagna. Ricerca di sviluppo. Cosa si può mettere? No, infatti, ci vogliono 475 punti risorse. Posizione in classifica, siamo decimi. Sì, vabbè. Beh, prova libera 1, ma sappiamo che ci rivediamo quando c'era scritto prova libera. Sì, prova bla bla bla. Qualifiche, ce l'ho fatta. Ascoltiamo come sempre la segreteria telefonica. Ciao, sono Emma. Ciao. Stamattina mi hanno comunicato gli obiettivi per le qualifiche e ora ti dico. Allora, 21esimo, ancora, rivale Bottas. E Verlaine sconfitto, ok.
21esimo, spero, cioè spero ovviamente di farcela. Ok, vai, qualifiche brevi. E adesso iniziamo a giocare. E speriamo davvero di poter far meglio del precedente weekend. Ed eccoci arrivati, in teoria basta poco, cioè far meglio dell'altra volta, però non si sa mai. Allora, assetto, piove? No, sembrerebbe di no. Occhio, poi controlliamo. No, c'è nuvoloso. Ok, va bene per le morbide. Postazione auto va bene per predefinito 3. Guardiamo come sempre due tempi per darci un'idea di quello che dobbiamo fare, o perlomeno provare a fare. Beh, stavolta stanno scendendo, sembrerebbe tutte in pista. Aspettiamo 7, tipo, una cosa del genere, o perlomeno quando finiscano. Manco solo io. Alla 21esima basterebbe per ora battere Verlaine. Sarebbe bene sta sotto l'1.26 per qualificarci in maniera adeguata all'obiettivo. Più o meno sembrerebbe così. Via, scendiamo in pista, guardiamo un po' come andranno stavolta. Sì, ok. Giro veloce. Ci siamo, via, iniziamo il giro. Io lo dico di già, questo lì non è uno dei miei circuiti preferiti per niente, perché diciamo che sono veramente incostante, cioè a volte faccio dei giri super, in generale, mi sto riferendo, non con la mano, chiaramente, a volte invece passo più tempo fuori pista che altro. Per ora sembrerebbe che la sorte vada sulla seconda cosa che vi ho detto. Sì, come fai a fare un... No, sì, come faccio ad andare sotto? 1.29. Sì, vai, ci manca anche te a rompimi le palle, Perez. No, ve ne fa un altro, ci riprovo. Dai, ti levi dalle palle, già fa cacare, ci manca anche lui. Sì, meglio, ma fa schifo uguale. Niente, falliamo le qualifiche, non mi riescono. I bimbi più di così non vo'. Torniamo al garage. Che palle però, via. No, diciamo che la difficoltà esperta non fa per me. Niente, andiamo a gara, ce la giochiamo lì. So che posso sembrare frettoloso, però mi rendo conto di quello che sono in grado di fare. Io bene o male non posso andare sotto l'1.26, non ce la faccio. Almeno, con queste difficoltà io non ce la faccio. Per l'abilità che ho, non ce la faccio. Quindi ce la giochiamo in gara. Vediamo un po' come quali siano gli obiettivi. Se anche in gara vedo che la sorte è così, cioè che ormai il cammino è questo, ragazzi, sono sulla difficoltà difficile. Che per quanto forse possa essere troppo diversa dalla realtà, almeno mi fa un po' divertire. Così mi diverte veramente poco. Oddio, si cala. Allora, vediamo un po'. Ciao, volevo farti sapere cosa si aspetta il team da questa gara. Buona fortuna. 21esimo posto, sì, vabbè. Ok, come sempre. Buon pomeriggio da un'ambientazione alquanto familiare. Oggi si corre in Spagna. La battaglia per il titolo è ancora apertissima e non c'è spazio per gli errori in un Gran Premio che è famoso per far sbagliare i piloti. Meno male lo dice anche lui. E ora sì, c'ho la scusa. Allora, come sempre, la strategia la solita. Morbide e medie. Va bene, vai. Sono 17 giri, un pit stop. Speriamo bene. Vai. Iniziamo la gara. Buttiamo giù la frizione. Partenza. Buona, fermi tutto, sì, se no mi venga dati levi dalle palle, Ericsson. Stiamo anche andando, potevo andare un po' più veloce invece. Frena. Buono così, fermi tutti, non mi date botte, niente, bravi. Sorpassatemi, ma non toccatemi, eventualmente. Ma ora faccio una botta, io non lo sento, tocco qualcuno. No! Piano. Ma superami tranquillamente, tanto io devo arrivare a 21esimo. L'importante è così. Funziona la magica curva che nelle qualifiche mi ha dato sicuramente non pochi problemi. Decisamente un buon giro, eh.
Da ultimi siamo vindicesimi per ora, anche se raddoppia la scia Ericsson mi supera. Vabbè, però è sempre buono. Ai ai ai, no, maledetto me. Aiuto, tutti fermi. Grazie, aspettate, perché tutti fermi? Vabbè. Che palle però, Dio. Io ho voluto tentare il sorpasso difficile, infatti poi si è rivelato tale, anzi niente, perché è difficile. Vai Hulkenberg, superami, vai. Tanto devo stare attento a rifare la stessa serie prima. Ora rifò. Però se fa così non lo supero più, che mi va via poi. Perdo troppo al giro, cioè ogni giro qualcuno mi sorpassa. Top, vai, ho superato Palme. Ma Dio, me la devo giocare così. Ultimi posti. Tutti lì un po', bimbi, non vale. Sarà anche il no, sarà sicuramente colpa mia. Tutti lì un po'. Lì la scia, Bermi di uno. Vai, supera, supera. Mamma mia, se stavo per farlo. Volevo fare un'altra ossa. È andato troppo tardi. Meno male però. È stato abbastanza efficace. Che troppo, da dov'è Palmer? Via, ecco Palmer che ora tenterà il sorpasso. Forse no. No, mi supera però lo dovrebbe rimanere dietro. Se si levasse dal cazzo le star tra. Sì. Ricciardino, levati, vai. Mi fa cazzate, Ricciardo, levati dalle palle. Vabbè, poi mi va via. Non ci voglio erede, non ci voglio erede. No, voglio. Dai, ma vaffanculo, ma dai, ma una volta sto facendo una gara reale per la Manor. Quell'altro mi dà la legnata da dietro, ma vai a fanculo, Parme. Sì, via. Ah, un'altra gara rovinata, bello. Due gare proprio da dimenticare, Andiamo ai box. Vediamo un po' cosa ne verrà fuori alla fine. Mi devono cambiare anche l'ala. Ultimo strasciato. Vorrei sapere come faccio ad arrivare almeno a mantenere a 21esimo, sì. Portana siega, si va. Quanto più cambio, sì. Oh, non c'è nessuno in mezzo di strada, nessuno. Per ora. Poi qualcuno mi arriverà da dietro per forza. E io chissà cos'è successo. Veramente addio, sì. Ma dai, ma perché? Ma perché? Ma cosa penalità? E devo stare qui dietro. Sì, va bene, oh, penalità. Ci sto capendo una sega io, ve lo dico. Capite, c'è la safety car, ma qui non si capisce quando devi ripartire o no. Quanto dura la safety car? Ma è Kennedy, ma cos'è successo? Si può partire? Oh, boia di, via. Sì, ci passo, l'avevo letto, grazie però. Niente, a me la penalità. Potevo provare a fare qualcosa forse, grazie alla safety car che ci aveva appicciato tutti. Entriamo. Anche questa è un'altra gara da dimenticare, eh? Ma comunque a regola, una cosa buona è che almeno l'obiettivo, uno degli obiettivi me lo porta a casa, lo completo. A regola! Quello di arrivare almeno 21esimo. Forse, perché Palmer, se è Palmer quello dietro, lo vedo parecchio lontano. Un'altra volta! Non ci ho mai fatto caso, ma per davvero poi. Mamma cane, che palle. Fammi dentro i box anche stavolta. Ai, oide. Iniziamo se due vole quest'ultimo giro. Da lì, 16 secondi e mezzo. Mamma mia. Raikkonen ha finito la gara, cioè io ho iniziato l'ultimo giro.
Fa piacere comunque che almeno nel gioco la Ferrari ogni tanto vince. Via, se Dio vuole il patimento è finito. Weekends veramente molto molto belli e importanti, vaffandomode. Che troiaio di. Comunque ve lo dico, io non me la sento, almeno per ora, di continuare con la difficoltà esperta. Sarà un'incidenza, sarà che non ci combina nulla, ve le vi pare, però due gare esperte e due figurette plateali. Io torno sulla difficoltà difficile, ragazzi, vi ripeto, almeno per ora, poi in futuro non prometto niente. Se magari ci faccio più la mano, posso anche riprovare esperto, però per ora non me la sento. Mi danneggio troppo, ecco, datevi anche vi. Scandaloso. Computer. Andiamo avanti. Prossimo weekend e poi arriviamo alle conclusioni. Allora, come ho detto, addio, mi sta dando in tilt il gioco. Rimetto difficile. Aspettate, l'ho messo. Sì, ok. Chiudi impostazioni. La Sabona comunque che nonostante questa era la quinta gara quella che abbiamo fatto, no? Se non sbaglio, i punti che abbiamo fatto sinora probabilmente ci serviranno per la posizione finale per quanto riguarda l'obiettivo che dice classifica piloti almeno ventesimo. Credo che anche se da ora in poi non faremo più punti, ciao, siamo a posto, credo. Rivederti. Il team ora è pronto a iniziare lo sviluppo di nuove migliorie. Puoi consultarle nel computer. Ci vediamo dopo. Fatemi vedere. Questa savi. Ah, sì, ok. No, non mi dici che potevo mettere. No. Vedrai, sì. Bravo, cretino. Sviluppa miglioria. Ma non ci ho pensato. Vabbè, ragazzi. Allora, arriviamo alle conclusioni. Intanto ho visto che la prossima è Monte Carlo, bimbi. Monte Carlo non fa una botta. No, per me è impossibile, quindi probabilmente o mi ritirerò o sicuramente la macchina si farà del male. Quindi niente, ragazzi, ci rivediamo al prossimo episodio e come sempre prima di lasciarvi arriviamo alle solite cose, ovvero in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su quelli inerenti a questa serie qua, ovvero la serie di F1 2016. Beh, ragazzi, come vi ho detto prima, ci vediamo al prossimo episodio in cui andremo nella magica Monte Carlo. Ciao!